rincari fino al 50% per sementi e altre materie prime ed è allarme per la tenuta delle aziende agricole alle prese con le semine autunnali, il cui costo è praticamente raddoppiato. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti, secondo cui le difficoltà riguardano direttamente o indirettamente ogni settore agricolo, da quello cerealicolo a quello zootecnico e caseario. A pesare, per esempio, il costo del gasolio, cresciuto del 50%, ma il rincaro dei costi energetici riguarda anche il riscaldamento delle serre per fiori e ortaggi. Ad aumentare sono pure i costi per l'acquisto dei fertilizzanti, delle macchine agricole e dei pezzi di ricambio, per i quali si stanno verificando inoltre preoccupanti ritardi nelle consegne. Senza dimenticare gli imballaggi, dalla plastica all'acciaio, dal vetro fino al legno e alla carta, con aumenti dei listini che incidono su diverse filiere. Cominciamo a riscontrare delle forti difficoltà, visto l'aumento di tutte le materie prime, dai prezzi energetici, quindi la corrente elettrica piuttosto che il gasolio, ma anche tutti gli imballaggi, i fertilizzanti in modo particolare stanno aumentando in un modo impressionante, e i pezzi, la difficoltà di reperire anche i pezzi di ricambio per i macchinari agricoli. Fino all'anno scorso avevamo il gasolio agricolo che costava esattamente la metà di quello che costa ora, mentre ad esempio sui fertilizzanti, un esempio su tutto, anche l'urea è più che raddoppiato il prezzo di vendita e in aumento per i prossimi mesi. Ad innescare quello che viene definito come un cortocircuito sul fronte dei prezzi delle materie prime, con rincari insostenibili, secondo l'associazione, l'emergenza Covid, che in uno scenario di riduzione degli scambi commerciali ha spinto la corsa dei singoli stati ai beni essenziali per conquistare l'autosufficienza produttiva ed ha messo in luce anche il deficit logistico nazionale. Mancano o sono carenti le infrastrutture per il trasporto merci, che costa al nostro paese oltre 13 miliardi di euro, spiega Coldiretti, con un gap che penalizza il sistema economico nazionale rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Purtroppo ci troviamo di fronte a un momento in che aumentano tutte le materie prime, i costi di produzione, mentre i prodotti agricoli raccolti nelle campagne continuano ad avere lo stesso prezzo e andamento degli anni precedenti, soprattutto sul settore del vino o addirittura anche su quello del riso, che c'è stato un lieve aumento, però non soddisfa i costi di produzione attualmente.